Oggi riprendiamo il filone sui database di cui ci siamo occupati la settimana scorsa. Se vi ricordate, ci siamo lasciati con un programma che funzionava, ma dal punto di vista dell'organizzazione del codice lasciava un tantino a desiderare, no? Nel senso che all'interno del modello avevamo dei metodi che facevano un po' di tutto, aprivano connessioni al database, facevano le query, quindi avevano molta, diciamo così, conoscenza. E avere troppa conoscenza o troppe funzionalità all'interno della stessa classe crea delle dipendenze che poi sono difficili da generalizzare, difficili da utilizzare. Per questo, no, ci fermiamo un attimo e ci chiediamo, ma ci potrebbe essere un'organizzazione migliore del nostro codice, cioè un, come si dice in gergo, un pattern che ci permettesse di organizzare meglio il codice a parità di funzionalità, quindi stiamo solamente chiedendoci come posso riorganizzare le funzioni, magari in classi diverse, in metodi diversi rispetto all'attuale, per avere un prodotto che fa le stesse cose, ma sia migliore dal punto di vista della leggibilità, della manutenibilità del codice, della riusabilità del codice e così via. Tutte qualità che hanno senso ovviamente se uno sta sviluppando un progetto di una certa complessità. E quindi a questo vengono in aiuto i cosiddetti pattern, no? Voi nel corso di programmazione oggetti avete imparato tante, diciamo così, feature del linguaggio, cioè il linguaggio permette di fare l'interfaccia, l'ereditarietà, i membri statici, eccetera, eccetera, come se fossero tanti, diciamo così, costrutti, giustamente come sono. Dopodiché la domanda che rimane è, ma io nello sviluppo come li uso questi costrutti, come li combino, no? Per costruire un software che stia in piedi bene? Ecco, la risposta a questo non è mai univoca, perché mentre il significato della parola chiave static lo possiamo studiare, possiamo capire esattamente cosa vuol dire, quale sia l'organizzazione migliore del codice per una certa funzionalità, beh, a volte dipende. Dipende dall'applicazione, dipende da che cosa è più importante. Dipende da compromessi di progetto che ci sono sempre. Però, in un certo senso, emergono quelli che sono cosiddetti i pattern principali, cioè degli schemi di utilizzo dei costrutti della programmazione oggetti che di solito sono preferibili ad altri. Uno l'abbiamo incontrato molto di sfuggita già di pattern, che è quello dei cosiddetti factory method, cioè i metodi per costruire oggetti. Usando JDBC abbiamo costruito dei connection, abbiamo costruito degli statement, abbiamo costruito dei result set senza mai chiamare la funzione new, ma delegando l'istanziazione all'interno di un metodo che appunto in gergo si chiama di factory, di fabbrica, che fabbrica oggetti. E questo ci ha permesso di poter usare gli oggetti senza sapere quali fossero, ma solo sapendo quale interfacce questi oggetti dovessero implementare. Abbiamo delegato ai dettagli, ai meandri del driver JDBC la scelta dell'oggetto da installare, da istanziare, la new. È un metodo che, diciamo così, è un pattern di programmazione che si usa. Qui ne studiamo un altro che prende il nome di DAO. Arriviamoci per gradi. Allora, noi pensiamo, magari riusciamo a tirarlo fuori, al metodo che abbiamo scritto la volta scorsa qui dentro. C'era un metodo, dove è andato? Qua. Si chiamava nuovo segreto, in cui abbiamo mescolato tanta roba. Abbiamo mescolato informazioni di configurazione, dove si trova il database, qual è la sua password. Abbiamo mescolato conoscenza. In questa riga ci sono due tipi di conoscenze. Uno è la conoscenza del linguaggio SQL. Beh, per query di questo genere, parlare di conoscenza del SQL è fin troppo iperbolico. E due, la conoscenza di qual è lo schema del database che contiene i nostri dati, con il fatto che ci sia una tabella che si chiama parola, che ha al suo interno una colonna che si chiama ID. Allora, sulla conoscenza dell'SQL immaginiamo che possono esserci delle query più pesanti, più complesse, e sarebbe bene magari che chi sviluppa le query sia diverso, perché magari più esperto in quello, sia diverso da chi sviluppa il resto dell'applicazione. Quindi sarebbe bello che fosse da un'altra parte. Ma così come anche la conoscenza, la dipendenza soprattutto dallo schema del database,
se dovesse cambiare lo schema di database, quella colonna anziché chiamarsi ID si chiamasse numero, ok, in quanti posti devo andare a toccare? E poi ci sono dentro della conoscenza, della dipendenza dalla libreria JDBC, vabbè questa non dovrebbe cambiare, ma comunque c'è, e poi c'è della logica applicativa vera e propria. C'è molto diverso questa istruzione che è specifica di questo gioco rispetto alle istruzioni che ci sono sopra e sono sotto, che sono invece più di accesso ai dati. Quindi noi nello stesso metodo stiamo mescolando informazioni di livello diverso e, peggio ancora, stiamo mescolando con l'informazione dell'applicazione, con logica applicativa vera e propria. Allora, mescolare tutte queste cose fa male a lungo termine, a medio termine, ma anche a breve termine. Abbiamo il codice più complesso e diventa molto più difficile isolare le competenze delle singole classi. Allora, come possiamo fare a organizzare meglio? Allora, dobbiamo, secondo me, separare i tre livelli diversi. Un livello che è quello di accesso al database. Uno è quello che, un secondo è il livello di manipolazione del database, e il terzo è poi quello applicativo vero e proprio, quello che è il nostro modello, che contiene la logica di funzionamento del gioco. Quindi dobbiamo separare tutte le classi che hanno a che fare col database in qualche modo. E queste classi che hanno a che fare col database in realtà saranno di due tipi, quelle che gestiscono la connessione e quelle che gestiscono le query, senza farla tanto lunga. Perché? Perché la connessione sarà sempre la stessa, i parametri di connessione sono sempre gli stessi, tanto vale scrivere in un posto solo. Mentre invece le query saranno molte, diverse, variegate, in questa applicazione è molto semplice, ne abbiamo due. Ma se decidessimo di estendere l'applicazione, far sì che magari possa ricordarsi i nostri punteggi migliori, allora avremo qualche query in più, interroga la classifica, aggiungi un nuovo punteggio, cose di questo genere, no? E quindi avremo vari altri metodi. Il tutto separato dal resto dell'applicazione. Il resto dell'applicazione dovrebbe lavorare senza conoscenza diretta del database. Così come ci eravamo imposti quando parlavamo di MVC, che è un altro pattern, Model View Controller, e abbiamo detto il modello non deve conoscere il controller, quindi se ci vediamo ad importare JavaFX, scusate, JavaFX dentro un modello, vuol dire che c'è qualcosa che non va bene, che non va. Il modello dovrebbe funzionare indipendentemente dal fatto che, quindi il modello cioè la logica dell'applicazione, indipendentemente dal fatto che a richiamarlo sia un bottone di interfaccia grafica, oppure un'applicazione web, oppure un'applicazione console. Lui deve fare certe cose. Quindi verso l'alto abbiamo detto che il modello non vuole sapere chi richiama i suoi metodi. E adesso diremo anche verso il basso, il modello non vuole sapere i dettagli di come sono memorizzati i dati di cui lui ha bisogno. Detto in termini pratici, all'interno del modello non vorremmo mai importare java.sql. Perché oggi magari sono su SQL, domani chissà dove o chissà come. E quindi separiamo questi due elementi. Allora, possiamo provare lì a sederci a tavolino e inventare una soluzione, oppure andare a vedere quali sono le soluzioni che chi ci ha pensato prima di noi ha proposto e poi ha codificato in questi cosiddetti pattern. Allora, per quanto riguarda l'accesso al database, un pattern che si usa molto è detto DAO, dicevamo, Data Access Object, cioè oggetti per l'accesso ai dati, no? Quello che ci serve. Cosa dice il pattern DAO? Dice che noi dobbiamo distinguere all'interno della nostra applicazione tre tipi di classi, o quattro, ma direi tre sono quelle a cui daremo un nome, che sono riassunte in queste due slide. Allora, quelle più in alto sono le classi cosiddette client, cioè le classi che hanno bisogno di accedere ai dati. Le classi a livello applicativo, nel nostro caso ad esempio il model, ha bisogno di sapere quante parole ci sono. Perché? Ma saranno fatti suoi, perché il gioco prevede che lui lo debba sapere.
è un client, a fare delle richieste. Perché faccia queste richieste lo sa lui. In realtà poi il model non è che sia proprio l'applicazione, perché a sua volta dipende dal controller che ne richiede dei servizi. Le classi client dovrebbero essere, quindi nel nostro caso il modello, il più possibile ignoranti rispetto a tutto quanto ci sia nel database. Quindi non dovrebbero conoscere i dettagli della connessione, non dovrebbero conoscere le query SQL che faccio, non dovrebbero conoscere i nomi delle tabelle, non dovrebbero neppure conoscere il fatto che esista la libreria JDBC. Chiamano dei metodi a chi ha una classe che ha come mestiere quello di fornire l'accesso ai dati, data access, che è la nostra classe DAO. La classe DAO è una classe che incapsula tutti i metodi. Quindi in caso contiene tutti i metodi che accedono al database. E quindi è quella la classe in cui dentro ci sono tutte le istruzioni JDBC. È solo questa o queste classi, perché potrebbe essere più di una, se avessi un database molto complicato farei diverse classi DAO, magari una per ogni gruppo di informazioni. Poi quando le cose si complicano, chiaramente. Ma l'importante è capire qual è il ruolo, no? Il colore che diamo a ciascuna di queste classi. Quindi queste classi di tipo DAO sono le uniche che contatteranno il database, eseguiranno delle interrogazioni, restituiranno i risultati di queste interrogazioni, senza sapere il perché il client glielo richiede. Ci dice dammi quante righe ci sono, lui dice quante righe ci sono. Non sa nulla relativamente allo stato dell'applicazione. I metodi di una classe DAO sono metodi di servizio puro, quindi in qualche modo li posso chiamare in ogni momento, in ogni ordine, come voglio. Non devono sapere perché. Mentre invece i metodi del modello non è detto, perché devono seguire una certa sequenza logica. Perché il modello contiene lo stato dell'applicazione. Contiene le variabili sue interne che dicono che cosa sto facendo nel gioco o nell'applicazione. Mentre invece una classe DAO tipicamente non ha quasi mai variabili di istanza, ha solamente metodi. Sa fare delle cose. Con dei dati che riceve in ingresso dal client, dal modello, e restituendo dei risultati che restituirà al modello, ma a lui non interessano. Quindi è una raccolta di procedure, se vogliamo, di funzioni procedurali che però non gestiscono uno stato interno alla classe stessa. Ovviamente il DAO userà tutte le classi che già conosciamo a livello JDBC, driver manager, data source, eccetera, eccetera. L'importante è che il client non abbia nozione di questo, sono nascoste dentro i suoi metodi. Dopodiché, come fanno a comunicare il client, che per noi è sempre il model, con il DAO? Beh, comunicano scambiandosi degli oggetti, ovviamente, che rappresentano i dati contenuti nel database. Oggetti che nella, diciamo così, descrizione del pattern DAO vengono chiamati transfer object o data transfer object. Cioè oggetti la cui unico scopo nella vita, il cui unico scopo nella vita è quello di permettere di trasferire dei dati dal database verso l'applicazione o dall'applicazione verso il database. Sono delle navette, degli shuttle che vanno avanti e indietro, portando via via il dato risultante da quella query. Nel nostro caso, nella maggior parte dei casi, il ruolo di questo tipo di oggetti è quello dei bin che abbiamo già cominciato a costruire. Un oggetto che contiene semplicemente dei dati, non ha logica sua, trasporta dati. Un bin ha una classe con una serie di proprietà private, una serie di metodi per accedere, leggere e scrivere. Quindi è stato puro, è informazione pura, senza logica. Il modello è logica e dati associati. Il DAO è operazioni e basta, di accesso al database e basta. Quindi questi transfer object sono i più felici di tutti, perché sono i più ignoranti di tutti. Quando io definisco un bin, mi concentro solamente su quali proprietà lui abbia. Fine. E
e poi quali metodi di accesso, eventualmente alcuni metodi di servizio, tipo l'escode, l'equals, compareTo, e alcuni metodi di validazione, ma semplicemente servono per gestire quel pacchetto di dati lì, quel pacchetto di proprietà. Un Bing è una classe più felice del mondo perché non dipende da nessuno, non importa niente, nessun package strano. E viene usata sia dal modello per memorizzare le informazioni, sia dal DAO come veicolo di input-output, diciamo così, sui suoi metodi. Quindi nel nostro caso sono normalissimi Bing. Allora, questo ragionamento si può riassumere in questo diagramma delle classi. Astratto, in cui si vedono i ruoli dei vari tipi di oggetti. Allora, noi abbiamo qua sotto il nostro Bing, Transfer Object, il Bing parola, non l'avevamo chiamato se non sbaglio, che contiene i dati che vogliamo gestire. Dati puri. Vedete che lui non ha frecce che escono, non ha dipendenze, non ha relazioni con nessuno. Quando il client, la mia applicazione, il mio modello, ha bisogno di fare una query, cosa fa? Il client istanzia e usa i metodi offerti da una classe di tipo DAO. Questa classe di tipo DAO magari avrà un metodo tipo read, a cui passo l'informazione, l'ID dell'oggetto che voglio, e lui mi restituisce un oggetto che contiene i dati. Pensate al metodo questa query qua, in cui parto da un indice parola e restituisce la parola. Questo potrebbe essere un metodo tipo read parola, in cui gli passo l'ID della parola, lui, o il numero d'ordine più che non l'ID, e lui mi restituisce la stringa parola, in questo caso l'oggetto. Oppure posso avere dei metodi read all, leggile tutte, allora lui fa una query, legge tutte le parole e mi restituisce una collection di qualche tipo con l'intero elenco di tutte le parole, o di tutte quelle che hanno una certa lunghezza, read all by length magari. Passo un parametro che è la lunghezza, e lui mi restituisce tutte quelle che hanno quella lunghezza, eccetera. Possiamo inventarne 100 di metodi, quelli che ci servono. Tra l'altro, inventandoli così, sono metodi che potranno essere usati anche in altre applicazioni. Perché sono tutti i modi, diciamo, di poter accedere a quei dati. L'importante è che il risultato venga copiato, salvato all'interno di oggetti di tipo Transfer Object, tipo Bing, o Collection di Bing, chiaramente, i quali possono essere usati tranquillamente dal client. Cioè salva, eccetera. Ma a questo punto, in questo oggetto qua, non c'è più nessuna informazione di come si è fatto il database. Cioè, poi magari un po' sì, nel senso se questo oggetto lo chiamiamo parola, perché probabilmente nel database la tabella si chiama parola, ma non è detto. Se questo oggetto ha delle proprietà, magari quelle proprietà corrispondono alle colonne di una tabella del database. Magari inizialmente sì, poi l'applicazione evolve, cresce, le tabelle si complicano, diventano più lunghe, più grandi, aggiungono colonne, ma questi oggetti rimangono gli stessi. E quindi per questo il client non vede mai il database, perché è sempre schermato, lui vede la struttura dei dati così come sono definite nei Bing. Poi ce ne accorgeremo quando vedremo schemi di database un pochino più complicati, in cui ci sono le relazioni, quindi bisogna fare delle join. Queste poi bisogna rappresentarle in qualche modo nei dati, che non è lo stesso modo in cui rappresentare il database sotto forma tabulare, perché dipenderà poi da come li vorremmo navigare. Quindi il DAO non ha stato, ha solamente i metodi per fare le operazioni sul database. Queste operazioni generano in uscita dei Bing, che il client può usare. Il DAO poi cosa fa? Vabbè, fa il suo lavoro normale, apre un data source o un driver manager. Data source lo conosceremo tra non molto, però per ora leggete una classe simile, come se fosse un driver manager, la connessione al database,
la quale, facendo la query, crea un result set, e il result set viene letto dal DAO, il quale, leggendo il dataset, crea oggetti e li restituisce. Quindi abbiamo questa separazione. A destra abbiamo il mondo JDBC, in alto abbiamo i metodi di accesso ai dati che hanno senso per quel mio database. Sotto abbiamo la rappresentazione dei singoli record, dei singoli dati o insieme di questi dati, e poi abbiamo il client che faccio vedere fare. Teniamo separate queste cose. Ecco, dicevamo, ci siamo concentrato prima sul read, in realtà un oggetto DAO può anche avere altri metodi, anzi sicuramente avrà un metodo per creare nuove informazioni. Allora, come funziona la creazione di un'informazione? Il client a questo punto crea un bin, lo riempie con le informazioni che gli servono e poi passa al DAO, creami un oggetto di questo tipo. E lui lo crea, prende il bin e riempie, farà una insert nel database in cui inserisce un nuovo record prendendo i campi da quel bin. Poi ovviamente l'aggiornamento, la cancellazione, aggiornano allo stesso modo. Questa è la stessa struttura, gli stessi oggetti visti come diagramma delle sequenze, cioè ciò che succede in ordine di tempo. Cosa fa? Il client, in questo caso qua è chiamato Business Object, crea un DAO, cioè istanzia una classe DAO, e poi chiama un metodo, ad esempio, di lettura, getData, chiamando il metodo del DAO. Il metodo a sua volta fa la query verso il database, quindi il metodo del DAO ottiene i dati e di conseguenza il metodo del DAO crea degli oggetti, questi transfer object che vengono ritornati al client. E quindi il client ha in mano, chiama un metodo e di ritorno ha un oggetto che contiene i dati. Se poi questo oggetto, o perlomeno questi dati, devono essere in qualche modo modificati, cosa farà il client? Beh, può modificare le property di questo oggetto, ma a questo punto il DAO non c'entra più, semplicemente è un oggetto e ci lavoro sopra, get, set, qualche cosa, e se volessi aggiornare il database potrei chiamare un altro metodo del DAO in cui gli ripasso lo stesso oggetto dicendo senti, salva questo che è stato modificato rispetto a prima. E il metodo del DAO a questo punto va a interrogare get property, questo oggetto che cosa contiene, e alla fine salva sul database, data source, ricordiamoci che contiene la connection al database. Quindi abbiamo separato, ognuno fa il suo mestiere. I criteri, se vogliamo riassumerli in un micro decalogo, il DAO non ha stato, cioè di solito un DAO non ha variabili di istanza, al limite forse magari dipende, può avere, può salvarsi dentro l'oggetto connection, se vogliamo riusare la stessa connessione più volte. Questo è un discorso su cui torneremo parecchio più avanti quando parleremo di efficienza delle connessioni. Il DAO, quindi normalmente ha una classe che ha solo metodi, non ha, è l'esatto opposto di un bin. Un bin ha solo proprietà e il getter e setter di questa proprietà non ha metodi di logica. Invece il DAO ha solamente metodi, non ha proprietà. Il DAO gestisce un tipo di dati. Cioè se avessimo un database con tante tabelle, non ha senso mettere i metodi di tutte le tabelle dentro un'unica classe DAO che a questo punto avrà 87 metodi. Dividiamo, no? Una classe DAO per ogni tabella o gruppo di tabelle strettamente correlato. Così è anche più facile, se devo lavorare solamente con un pezzo del database, mi serve solamente interagire con una classe di questo genere. Normalmente il DAO offre i metodi che si chiamano CRUD, no? Di questa famiglia. Normalmente quando si vede un programmatore parlare di CRUD vuol dire che ha bisogno di avere una casella, un form, un qualche cosa in cui possa leggere, modificare, cancellare e aggiornare e inserire, scusate, degli elementi nuovi, no? Quindi crea, leggi, crea uno nuovo, leggi i dati esistenti, aggiorna i dati esistenti e cancella i record esistenti. E poi i DAO, quindi diciamo così, il concetto di CRUD sono metodi che permettono di lavorare su un oggetto per volta leggendolo o scrivendolo. Quindi prendere un bin, dire salvami questo sul database, farò questo sul database, ritorno un bin. Poi possono esserci anche dei metodi più avanzati,
che sono i metodi più di ricerca. Trovano gli elementi che hanno questa lunghezza o che corrispondono a questo pattern. Allora, in quel caso potrei avere anche più di un risultato e tipicamente ritorna non un oggetto, ma una collection di oggetti. O una parte di una collection se per caso scopriamo che è troppo lunga, se abbiamo dei limiti massimi alla dimensione. Quindi qua ci sono alcuni esempi di come potrebbero essere il tipo di metodi che ci aspettiamo di vedere in una classe DAO. Qui sta pensando a un database di utenti. Dice, io ti do l'ID, la matricola, il numero identificativo di un utente e restituiscimi la classe user. Quindi il metodo find farà la query select asterisco from user, o utente come si chiamerà attraverso il database, where ID uguale questa cosa qui. Crea un nuovo oggetto user e lo restituisce. Questa è una forma, la più semplice. Possiamo chiamarlo find, possiamo chiamarlo get, possiamo chiamare read, come volete. Oppure c'è un'altra forma in cui, in questo caso, il metodo find deve essere capace di creare un utente, un oggetto di tipo user, perché me lo deve ritornare, ok? Quindi in questo caso, se vogliamo, la limitazione è che user deve essere una classe, non un'interfaccia. Se io voglio andare un pochino più sul generale, potrei pensare, immaginare ad esempio che user sia o un'interfaccia o una superclasse che poi viene specializzata con delle sottoclassi, però non voglio che la crei il metodo find, perché il metodo find magari non ha l'informazione per capire quale delle sottoclassi si deve creare. Allora, mettiamoci d'accordo in modo diverso, facciamo che il chiamante, l'applicazione che sa quale classe vera deve creare, crea l'oggetto. E poi gli passa il riferimento dell'oggetto al metodo find, dicendogli a questo punto, caro metodo find, trova l'utente e quando l'hai trovato riempi i campi di questo oggetto con i dati relativi a quell'utente. Quindi ti do già l'oggetto pronto, la scatola vuota dentro cui tu riempi, tu scrivi i dati. Questo è un altro modo, all'inizio sembra meno intuitivo, ma a volte veramente capita che l'oggetto sia già stato creato prima. E quindi, perché magari un elemento che ne so, che arriva dalla proprietà di un'interfaccia utente e ce l'hai già, perché è già stato creato, quindi devi passargli quello perché lui te la modifichi. La versione breve di questo secondo metodo è, quindi, questo metodo find a volte lo si chiamano anche metodi riempire. Ti passo un oggetto, riempi i campi di quell'oggetto. Non creare oggetti nuovi, ma riempi l'oggetto che ti sto passando. La versione breve di un filler è quella in cui gli passo direttamente già l'oggetto U, riempito un pezzo, riempito in parte. Io creo un nuovo user, compilo il campo ID, quindi user.setID 37, e poi chiamo find. Metodo find andrà a vedere qual è l'ID che è stato scritto lì dentro, userà quello per fare la query e sulla base del risultato della query riempie gli altri campi. Di nuovo, questione di preferenza. Più o meno si troveranno queste tre varianti, usate quella che per voi è più comoda. Questo serve per trovare un elemento. Oppure possono esserci dei metodi di ricerca anche più complessi, cioè trovami un utente che abbia una certa mail e una certa password, se c'è. Oppure fammi l'elenco di tutti gli utenti, in questo caso il risultato non è user, ma è list di user. Quello di sopra è user e non list, perché avendo l'email che si assume, almeno in questo esempio qua, assumiamo che sia la chiave primaria, non ne potrà mai ritornare più di uno. No, ricordiamoci sempre, quando cerchiamo un elemento, se tra i campi di ricerca, se tra i criteri di ricerca è compresa la chiave primaria oppure un campo univoco, unique, allora il risultato, la query ritornerà o 0 o 1 elementi, cioè o c'è o non c'è. Nel caso in cui i criteri di ricerca siano altri o non ci siano, allora la query potrà ritornare anche più di un elemento, e in questo caso andranno messe dentro qualche collection.
Ad esempio, se io cerco solamente per nome l'utente, possono esserci molti utenti che hanno lo stesso nome, quindi potrò avere un metodo search user by name, ti passo il nome e lui costruisce una collection di utenti mettendo dentro questa collection tutti quelli che hanno quel nome, la proprietà name uguale a quella indicata. E così via. No? Questo è il tipo di metodi che pensiamo di avere in lettura. Poi ci possono essere i metodi di scrittura e modifica. Metodo create, gli passo una classe user e lui la inserisce nel database. Quindi lo preparo io, riempio tutti i campi, li chiamo create. Oppure a volte creo la classe user tranne il campo ID, perché magari il campo ID non lo assegna all'applicazione, ma lo assegna il database col suo metodo di autoincremento. E quindi questo metodo create magari mi restituisce il long che corrisponde all'ID, se mi serve, e in particolare lo riempie anche dentro il campo user. Oppure aggiorna l'utente. Normalmente cosa fa un metodo di questo genere? Prende l'ID, che è la chiave primaria di questo oggetto user, cerca nel database l'oggetto che ha quella chiave primaria, modifica e poi fa un update nel database di tutti gli altri campi tranne la chiave primaria su quello che ha quella chiave primaria lì. Quindi tiene buona la chiave primaria e modifica gli altri campi. Vabbè, poi uno si può sbizzarrire, delete non ve lo dico perché io dal database non cancello mai niente e quindi abituiamoci a non cancellare mai. Non c'è quasi mai un valido motivo per cancellare i dati da un database. Voi potete dire non mi serve più. Ne riparliamo alla fine dell'anno quando il vostro capo vi chiede le statistiche, se non vi serviva più quello che hai cancellato. Okay? Quindi magari ci sono delle informazioni che non servono più dal punto di vista operativo, ma dal punto di vista statistico sì. E allora abituiamoci a dire se a sostituire la frase cancello il dato con rendo il dato non più attivo. Ci metto una bella colonna booleana attivo sì o no, valido sì o no, cancellare un dato significa metterlo non più valido, finisce lì. E le query ovviamente non andranno a leggerlo, ma il dato ce l'ho ancora sempre nel database. I dischi costano poco, i dati costano tanto, le informazioni, quindi non cancelliamo mai. Vabbè, e poi dicevo, potete sbizzarrire su altre cose, ad esempio magari mi serve solamente sapere se un certo utente c'è o non c'è. No, quando qualcuno vuole registrare un nuovo username, vado a controllare, no, guarda che c'è già. Non mi interessa sapere le informazioni, tutte le informazioni a proposito di quell'utente. Mi interessa solamente sapere se c'è o non c'è, quindi in questo caso magari un metodo boolean è sufficiente. Allora, un DAO è fatto così, ha dentro tutti i metodi di questo genere che in qualche modo ci mappano ad alto livello, a livello un pochino più concettuale, le operazioni di base che possiamo fare su una tabella LDB. E ce le mappano traslando i dati all'interno, i dati che sarebbero le colonne della tabella, all'interno di oggetti, in questo caso abbiamo l'oggetto user che è un bin, o di proprietà più semplici come le stringhe. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo, provare a ristrutturare, il gergo dovrebbe dire rifattorizzare, la nostra applicazione tenendo conto di questo, di questi criteri, no, di questi suggerimenti, poi è un pattern, non è una legge, non è una sintassi. Allora, vuol dire che se io vado a riprendere l'unico metodo del modello che usava il database, che era il metodo nuovo segreto, devo buttare via da questo tutto ciò che tocca JDBC, o che tocca il database, o che tocca SQL, e lo devo incapsulare in una classe diversa, che abbia solamente i metodi che corrispondono alle operazioni, diciamo, di alto livello che io sto facendo qua. Quali operazioni di alto livello sto facendo qua? Beh, una è questa, quello che ho chiamato la query 1, numero di parole nel database. L'altra è trovare la parola che ha quella posizione nel database, quindi è quella che abbiamo chiamato la query 2. Corrisponderanno ovviamente a due metodi diversi nel mio DAO. Tra l'altro,
incapsulandoli come metodi veri e propri, possiamo anche definire una documentazione per questi metodi, perché ora è solamente codice messo lì dentro e visto che l'altra volta eravamo pigri e non abbiamo messo i commenti, andare a leggere questo ci richiede di nuovo un attimo di concentrazione per andare a ricostruire cosa stavamo facendo. Allora, a livello di organizzazione del codice cosa facciamo? Era questo, no? Qual è questo un attimo? Qual è delle due? Forse era questo. Sì, questo. Ci andiamo a creare un altro spazio in cui lavorare sulle cose del database. Quindi io mi faccio un altro package che chiamo DB o DAO, a seconda dei giorni. E decido che qua dentro metterò le classi che lavorano col database. Quindi, così come la regola che mi sono dato, che tutto ciò che sta dentro il model non deve conoscere JDBC, scusate, non deve conoscere JavaFX, abbiamo detto dentro il modello non ho nessun riferimento all'interfaccia grafica, adesso mi aggiungo la regola, chi sta dentro il model non deve neanche conoscere JDBC. Ma non solo, nessuno. Nessuna classe deve conoscere JDBC tranne quelle che sono dentro il package database. Neanche il main. Allora, dentro questo database cosa creo? Creo una nuova classe che posso chiamare parole DAO. O parola DAO. Aspetta un attimo, come si chiamava? Parola. Lo chiamo parola DAO. Così lo stesso nome. Della tabella del database. Già qui, siamo quasi nella filosofia, ma l'ho chiamato parola DAO e non impiccato DAO. Perché questo DAO non offre i metodi che servono per il gioco dell'impiccato. Sì, li offre, ma in realtà il suo scopo è quello di offrire i metodi per interagire con la tabella di parole del dizionario. Per cui questo oggetto DAO io vorrei scriverlo in modo che sia tranquillamente trasportabile in qualunque altra applicazione che abbia bisogno di lavorare col database. Non me lo creo da zero ogni volta. Se il database è quello, avrò già un DAO che probabilmente ha già 7 metodi su 8 che mi servono già implementati e mi basta aggiungerne uno che magari in quell'applicazione specifica mi serve. Quindi, parola DAO. Quindi questo lo possiamo definire come data access object per manipolare la tabella parola del database dizionario. Quindi posso scrivere tutte in maiuscolo queste cose perché tanto MySQL non è case sensitive e quindi non si offenderebbe nel vedere la schema o la tabella scritta in maiuscolo. E cosa ci metto dentro questa classe parola DAO? Ci metto due metodi per il momento. Uno che mi dice quante parole ci sono nel database. Quindi posso avere public int contaparole. E poi posso avere un altro, mettiamo return 0. Farò tranquillo un attimo, per accontentare Eclipse, ma poi lo implementiamo. E poi avrò un altro metodo che invece mi permette di selezionare una parola dato la sua posizione. Quindi restituisce string, per il momento scrivo string, find parola by pos. Trova la parola by position, cioè conoscendo la posizione. E questa ritornerà qualcosa. E questi sono due
placeholder, due contenitori dentro cui possiamo andare a trasferire il codice che prima era nel modello. Documentiamole prima, che non è mai troppo tardi per cominciare a scrivere dei commenti. Interroga, restituisce il numero di parole presenti nel database. Return il numero di parole presenti. Mentre invece find parola by pose restituisce la parola che si trova nella database, nel dizionario, diciamo, alla posizione specificata. Attenzione, la posizione indica il numero di riga e non il campo ID. Quindi pose è il numero di riga della parola da cercare, che deve essere compreso tra 0 e conta parole meno 1, e restituisce la parola trovata. Conviene sempre fare l'esercizio di scrivere documentazione prima del codice, così ci chiariamo le idee se sappiamo bene cosa deve fare, no? E poi ce lo troviamo per sempre, ormai è scritto e chiunque dovrà usare questo DAO ha la documentazione pronta. Allora, beh, adesso la parte più complicata è fatta, perché la parte più semplice è prendere, per quanto riguarda la prima, queste istruzioni dal model e le mettiamo dentro parola DAO, metodo conta parole, incolla qua, quindi avrò questa query, lo statement, getInt e poi alla fine ritorna numero parole. Poi ci sono un paio di bei problemini ancora che dobbiamo risolvere, eh? Però cominciamo a trasferire il codice. Il secondo metodo è qua, inizia qui e finisce qui. La query, crea lo statement, lo esegue, prende la prima, string segreto, return segreto, punto e virgola. E quindi nel model avrò, andiamo a prendere qua, abbiamo, trovo l'indice parola, scusate, il numero parole, come lo ottengo? Beh, lo chiedo al DAO. Quindi istanzio l'oggetto DAO e dico il numero parole è DAO.conta, come si chiamava? Dato, no, DAO.conta parole. Poi col random, questa è la logica del gioco, calcolo la posizione della parola che voglio e poi avrò string segreto uguale DAO.find parola by posizione. La posizione è indice parola. Quindi il modello si riduce a queste quattro istruzioni. E tra l'altro adesso possiamo cancellare tutto il resto
sulla connection.close, sulle eccezioni SQL, perché oramai non ci interessa più. Non facendo più noi le query, non siamo noi che dobbiamo gestire queste cose, quindi si semplifica anche di molto la logica. Prima di cancellare, però, ci serve trasportare dall'altra parte. Allora, trasportare dall'altra parte significa che, infatti qua c'è ancora un errore, vabbè, questo qua inizia però si chiama POS, va bene. Ci sono degli errori sull'oggetto connessione perché ovviamente non è definito di qua. Queste query non aprono la connessione. Quindi, prima di fare questo statement, dovrò prima aprire una connessione. Però anche qua voglio evitare di andare a replicare le informazioni sulla connessione n volte qua dentro. Allora, quello che preferisco fare, dico ancora una frase, e non vorrei aggiungere semplicemente un metodo qua dentro, dentro questo DAO, che apre la connessione. Perché immaginate un database più complicato, di metodi DAO ne avrò tanti, uno per le parole, l'altro per gli utenti, l'altro per i post, l'altro per quello che volete, tante classi che però usano tutte le stesse informazioni di connessione. Quindi le informazioni di connessione le voglio vedere una volta sola. Allora, potremmo metterlo nelle properties del progetto, ma anche se non vogliamo complicare troppo il progetto, io preferisco avere una classe separata, sempre dentro DB, perché ha a che fare col database, che chiamo dbconnect, per abitudine la chiamo così, quindi date il nome che volete, che ha un metodo solo, un public connection, la connection è java.sql ovviamente, getConnection. La quale non fa altro che incapsulare l'operazione di fare la connessione, che in realtà ce l'abbiamo già nel modello, la portiamo semplicemente fuori, fa questa istruzione qui, taglia e incolla dall'altra, dove ovviamente la URL la deve conoscere, la possiamo dare come proprietà di questa classe, private static string, dov'è? No, questa. Questo metodo che è connection potrebbe anche essere statico. Quindi abbiamo una classe molto mirata, mi apre la connessione. Adesso qui return la connessione. L'unica cosa che manca ancora, che segnala ancora errore, è il fatto che ovviamente la getConnection può generare un'eccezione, allora in questo caso gestiamo questa eccezione. Allora qui returniamo nullo. Altrimenti qua ritorniamo, se tutto va bene, ritorna la connessione. Quindi questo metodo apre una connessione al database specificato, questa è la versione minima, poi ne vedremo se abbiamo tempo di più sofisticate, un pochino più furbe. Però essenzialmente è un metodo che conosce come fare a chiamare getConnection del driver manager e conosce la URL del database. E così tutto il resto dell'applicazione non ha bisogno di conoscerlo. Quindi gestisce la connessione al database. Restituisce una nuova connessione con i parametri, a lui noti. L'applicazione non lo sa, ma lui lo sa. Return il nuovo oggetto, la nuova java.sql.connection.
oppure null se si verificano errori di connessione. Può restituire le due cose. Questo è il nostro get connection. Quindi abbiamo incapsulato qua dentro e dal nostro DAO a questo punto sarà sufficiente all'inizio di ogni metodo connection a2n con uguale dbconnect, che è il nome della classe, punto getConnection. Dopodiché, come ho avuto un oggetto connessione, Eclipse si è accorto che tutte queste altre cose sono metodi di connessione, che è un oggetto che può generare eccezioni, e quindi comincia a arrabbiarsi. Ma noi lo sappiamo come fare a renderlo contento. Try. E poi abbiamo un bel catch qua sotto. SQL exception. E in questo caso, nel caso in cui ci sia un'eccezione, cosa possiamo fare? Ritornare a zero. Possiamo scegliere se ribaltare l'eccezione sul chiamante, oppure ritornare un dato errato o palesemente errato, mettiamo un meno 1 che è più palesemente errato di 0, e quindi il chiamante a gestirlo. Non dipende se noi lanciamo un'eccezione o restituiamo un dato errato. Qui ho deciso di restituire un dato errato, e quindi è importante che aggiorni la documentazione, oppure meno 1 se ci sono errori nel database, nell'esecuzione della query. E così è andato. Questo numero di parole ovviamente lo ritorno qua. Ok? Quindi qua mi sono isolato rispetto al gioco dell'impiccato. Dovevo fare una cosa, ho fatto una query, ritorno il valore, ho finito. E quindi posso anche andare a spendere un pochino più di attenzione e di energia nella gestione degli errori, perché visto che è una funzione, è un metodo che dovrebbe essere usato magari da altri, tante volte non so bene da chi, cerco di blindarlo un po' meglio e documentarlo un po' meglio. Lui fa tutto, tranne l'unica cosa che non sa, non ha bisogno di sapere, è dove sia il database. Questo lo delega all'oggetto di dbconnect, che ha quello scopo unico nella vita. Tra l'altro, il fatto che il dbconnect nasconda il metodo di fare la connessione ci tornerà utile quando impareremo dei metodi più efficienti di fare le connessioni, tipicamente quando avremo voglia di fare le connessioni permanenti. Ancora una cosa dobbiamo fare prima di ritornare qua, è chiudere la connessione. Questa è una cosa un pochino antipatica, perché la connessione non l'ho aperta io, l'ha aperta questo, ma tocca a me chiuderla, perché se no nessun altro lo fa. Quindi ricordiamoci prima, questo ci fa sempre aggiungere qualche riga, perché il valore ce l'avremo già qua. Quindi potremmo fare return questa cosa qui, solo che facessimo return qua dimenticheremo di, non potremmo più chiudere la connessione dopo. Quindi per questo mi salvo il valore, faccio un po' di pulizia e poi dopo finalmente esco dalla funzione. Ecco, lo stesso metodo lo applichiamo sull'altra. Quindi anche qua, a questo punto sarà esattamente uguale, mi creo la connessione qui e poi un bel try catch intorno alle altre istruzioni. Lo togliamo e poi vediamo una cosa di questo genere. Ovviamente non è meno 1 meno null. Ecco, qui possiamo anche avere altri casi. Il metodo first potrebbe non ritornare a un valore perché la posizione
è troppo grande. Se io chiedessi la parola ordine 2 milioni, quando ne sono 700.000, non ci sarà questa parola. Qui non avevamo il problema, scusate, prima non avevamo il problema perché eravamo sicuri che il valore della posizione era il numero casuale tra 0 e il massimo numero di parole che avevo appena calcolato. Quindi ero sicuro che ci fosse. Però adesso che sto progettando un metodo separato, devo un minimo proteggermi rispetto agli errori nel parametro d'ingresso. E quindi questo metodo res2.first può aver successo, cioè può trovare effettivamente la prima riga perché c'è, oppure può non trovarla. Se non la trova, cosa fa? Restituisce falso. Quindi, se c'è, allora va bene, altrimenti la stringa sarà null. E quindi alla fine restituirò null se non c'è. Cosa ho sbagliato? String cannot be resolved to a variable. Vabbè. Salva un attimo. Cosa c'è che non va? Vabbè, perché era definita su due cammini diversi. Quindi se per caso il metodo first non mi dava il risultato, segreto uguale null e poi più tardi restituirò segreto. Devo ancora aggiungere la chiusura della connessione e sono a posto. Ok? Allora, vediamo se funziona. A questo punto, dal mio metodo del modello nuovo segreto, butto via tutto ciò che non mi serve. E rimangono queste quattro istruzioni. Quindi effettivamente nel modello ho la gestione dei dati e la logica con cui questi dati devono lavorare. Nel DAO ho le primitive di accesso ai dati. Tutto molto più pulito. Proliferiamo le classi, ma manteniamo i metodi di ciascuna classe puliti. E la coerenza, la coesione sullo scopo che ha ciascuna classe. Questo è un po' lo spirito. Oltre al fatto che come vantaggio non indifferente, ogni volta che facciamo un programma nuovo che userà il dizionario, aggiungeremo dei metodi a parola DAO e alla fine avremo un DAO che ha già pronto quasi tutto e se li implementiamo per bene i metodi con la gestione dell'errore, eccetera, non abbiamo più lavoro in seguito, ovviamente quando useremo quel tipo di database. Vediamo se funziona davvero o ci siamo illusi. Aspetta un attimo che magari faccio partire MySQL. Quindi inizia il gioco. Mi fa scegliere una parola, che adesso qua comincia il bello. Idee, ma S non sta mai male. Infatti, vedi che c'è una T dopo la S, ci vuole la T, una L ce la metterei. R suonerebbe bene anche se non so cosa voglia dire. Impermalista è.
Credo che sia il passato remoto di imperbalire. Notissimo verbo che tutti usiamo. Non lo so. Comunque funziona. Quindi, come codice sicuramente più pulito, la funzionalità era la promessa che avevamo fatto. A parità di funzionalità riorganizziamo il codice. Abbiamo un codice che ci piace di più, ha più qualità. C'è un difetto, se dovessi trovarlo, in questo codice, è che per fare lo stesso lavoro apre e chiude la connessione due volte. La prima volta per sapere il numero di parole massimo, la seconda volta per darmi la singola parola. Non solo, ogni volta che premo su inizio gioco, lui ricalcola di nuovo il numero di parole massimo. Quando in realtà non dovrebbe essere cambiato nel frattempo il numero massimo di parole. A questo possiamo ovviare facilmente, potremmo ovviare facilmente. Nessuno vieta al DAO di fare un pochino di caching. Cioè, il DAO potrebbe decidere che una volta che ha calcolato un risultato, un numero parole, se lo ricorda, se lo memorizza. E la volta successiva in cui qualcuno chiama il metodo contaparole, anziché rifare la query, restituisce il valore che aveva salvato al suo interno. Quindi basta aggiungere una variabile statica dentro il DAO, statica, no, scusate, non statica, una variabile di istanza dentro il DAO, dentro cui salvare il valore numero parole. Questo potrebbe essere un miglioramento. In realtà, come dicono i vecchi saggi, non è mai troppo tardi per ottimizzare. Cioè, ottimizzare è sempre meglio aspettare ad avere, adesso Heidi partirà, cioè cosa stiamo cercando di ottimizzare? Quanto costa quella query? Allora, andiamo a prendere la query. E proviamo ad eseguirla. Mi costa la prima volta che l'ho chiamata 150 millisecondi. E intorno a quell'ordine lì. Allora, nello scrivere il codice troverete sempre punti in cui si può ottimizzare qualcosa. Chiediamoci sempre se il risparmio di tempo vale la pena rispetto alla complessità del codice. Salvare un dato, vedere se è cambiato, se non è cambiato, restituire quello vecchio, eccetera, sono, vabbè, 5-6 righe di codice, per carità. Mi permettono di risparmiare 100 150 millisecondi in una query che avviene una volta all'inizio della partita. Qui non stiamo parlando di complessità asintotica, per cui se scendo da 150 a 15 sono più contento. È una cosa che avviene una volta sola quando l'utente preme il bottone. Allora, 150 millisecondi è maggiore, cioè è inconfrontabile al tempo che ci mette l'utente a premere il bottone, proprio fisicamente far clic. Ha senso rubare quei 100 millisecondi? Forse no. Magari facendoli scendere, no. Quindi, magari non vale la pena. L'idea, l'impostazione generale è cerchiamo di essere prima di tutto efficienti come strutture dati e poi come algoritmi, dopo le vacanze di Pasqua cominceremo, diciamo così, ad andare un po' negli algoritmi un pochino più tosti partendo dalla ricorsione in avanti. Allora lì vedremo che ci sono differenze molto forti. Poi l'ottimizzazione del codice la facciamo solo se ci accorgiamo che la nostra applicazione è lenta. Non si può rendere più veloce usando un algoritmo migliore, perché è quello che dà maggiore efficienza asintotica, e siamo sicuri che è lenta in quel punto lì, cioè che quell'istruzione lì fa perdere l'80% del tempo. E beh, allora a quel punto vale la pena di ottimizzarlo. Ma se l'istruzione che fa perdere il 5% del tempo, tu la ottimizzi, vuol dire che lì dentro spenderai anziché il 5, il 4% del tempo, ma non hai cambiato niente. Ok? Quindi ritardiamo sempre quelle che sembrerebbero ottimizzazioni evidenti, perché
perché sembrano ovvie, sono facili, ma alla fine portano via tempo e possono introdurre errori. Lo facciamo se vale la pena. In questo caso direi che non vale la pena. Facciamo lavorare un pochino di più il processore e vabbè, scalderà un pochino di più la CPU, scalderemo il mondo. Mentre invece un altro passo avanti che potrei fare su questa applicazione è provare a chiedermi questo metodo qua, find parola by post. Un pochino viola il pattern che ci eravamo dati, dov'era? In cui diceva che il metodo read, no, perché questo è un tipo di metodo lettura, restituisce un transfer object. In questo caso, vabbè, il dizionario è molto semplice. Ha solamente ha una tabella sola con due campi soli. Però io quello che posso chiedermi è, conviene restituire una stringa o restituire un oggetto che abbia all'interno, suo interno i due campi, id e parola? Adesso qua non me ne frega niente, mi basta la parola, però quello che sto cercando di fare è astrarmi un attimo rispetto alle esigenze di questo programma specifico e provare a vedere un pochino più in generale. Allora, se ho un metodo più generale, più flessibile, chiaro che ricade dentro anche questo, quello più specifico, ma potrà essere il metodo più generale utile anche in altri contesti. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che, cosa che non abbiamo fatto in questo progetto perché è troppo semplice, converrà crearmi un bin che sia speculare rispetto alla tabella del database. La tabella del database contiene dentro due campi che sono un campo intero id e un altro campo che è una stringa nome. Quindi io posso definirmi un bin, quindi col suo costruttore, con i suoi getter e setter, col suo criterio di uguaglianza. Dov'è source? L'ho perso. Cioè hashCode equals. E mi chiedo, quando è che per me due parole sono uguali? Quando uguale all'ID, quando uguale al nome, o quando devono essere uguali entrambi? Nel nostro caso è sufficiente l'ID. Due oggetti di tipo parola sono uguali, se hanno lo stesso ID, visto che ID è la chiave primaria del database. Andrebbe bene anche il nome, perché in questo caso specifico i nomi sono tutti diversi e sono indicizzati come colonna univoca. Però dobbiamo scegliere. Qual è il criterio di uguaglianza tra oggetti di tipo parola? Mi conviene fare la stessa cosa che fa il database. Il database usa quello come chiave primaria, anch'io lo userò come criterio di uguaglianza. E quindi chiedo a Eclipse di generarmi l'hash code e l'equals lavorando sul campo id. Vedete che usa l'id nel calcolo della funzione di hash e usa l'id nel confronto con altri oggetti. Quindi in tutto questo abbiamo definito quali sono i campi di un bin parola che ho chiamato, la classe l'ho chiamata come la tabella del database, e i campi di questa classe li ho chiamati come le colonne del database, cambiando ovviamente le convenzioni maiuscole e minuscole a seconda di come piace a Java, e poi tutto il resto è generato in automatico. A questo punto diventerebbe facile modificare questo metodo, fatemene fare uno nuovo, più che altro perché questo è già richiamato dall'altra, non voglio rompere il progetto, e lo chiamiamo fatemelo chiamare 2, poi troviamo dei nomi più furbi, dove la differenza è quella in cui anziché andare a prendere solamente il nome
prendiamo il nome, l'ID, e anziché prendere solamente questa stringa, segreto o quello che sia, creeremo un nuovo oggetto di tipo parola, parola, non me lo trova perché, class parola, eccola qua, io devo importare il modello, ah, lo facciamo così, parola P, se esiste la riga, allora P uguale new parola, nel costruttore devo passare due campi, result set get int dd, virgola, secondo campo il nome. Altrimenti P uguale null, mettiamo le graffe così più ordinato. Cioè, anziché restituire un oggetto di tipo stringa, restituisco un oggetto di tipo parola. E poi il chiamante, se vuole, ovviamente restituirò, scusate, non string ma parola. E questo è più simile al metodo classico di un DAO. Cerca una parola, restituisce un oggetto di tipo parola. Non gli costa nulla, una volta che ha il nome, salvare anche l'ID. Poi magari l'applicazione non serve, a questa applicazione, a un'altra sì. Tanto vale fare in modo che quando sono su un record leggo tutti i campi che mi servono. E allora questo qui diventa il vero find parola per posizione. E l'altro diventa semplicemente find string, magari, o nome, nome parola, by posizione, perché restituisce solamente la stringa. Ma non lo implemento più così. Butto via tutto e dirò che questo qui non è altro che un wrapper, no? Qualcosa che avvolge intorno l'altro. Quindi dirò che la mia stringa risultato, scusate, mi faccio ritornare una parola da find parola by pos, quella vera, e poi ritorna p.getNome. Quindi ho il metodo generale e uso il metodo generale per farne delle sue specializzazioni, che mi costano un'istruzione l'uno. Questo commento ovviamente si applica a quello generale, non a questo. No, si applica a questo, come ho detto. Quell'altro ha bisogno di un commento suo che lo spiega. Ovviamente qua adesso dovremo modificare l'implicato model cambiando il nome di questa funzione, ma solo una cosa di un secondo. Quindi, il nostro obiettivo è quello di ragionare per quanto possibile su questi transfer object, nome grosso, per dire dei piccoli bin, delle piccole classi Java, che siano strutturate come speculare rispetto al contenuto del database. Quindi ogni riga del database corrisponderà a un'istanza di uno di questi oggetti. E quindi diventano i veicoli più naturali per poter trasportare dati avanti e indietro. Poi l'applicazione magari ha bisogno solamente di alcuni campi o di tutti, dipende, però il DAO è, per quanto possibile, dovrebbe riuscire a lavorare da un lato col database e dall'altro con questi oggetti che noi mettiamo nel modello. Quindi effettivamente questi oggetti fanno comunicare tra di loro il DAO e il modello, perché sono quelli in cui i dati possono andare avanti e indietro. Quindi, lavorando con questo pattern, ricordiamoci sempre, se il modello che fa quello che deve fare non deve mai vedere JDBC. Ci facciamo i bin che corrispondono essenzialmente alle tabelle del database, poi quando i database diventano più complicati, anche questi bin dovranno essere un pochino più sofisticati, ma il concetto è quello, e facciamo i DAO che interrogano il database, incapsulano tutto e restituiscono gli oggetti. E poi c'è la nostra classe DBConnect, poveretta, che sa qual è la connessione al database. Quindi adesso in avanti
oltre al pattern MVC che già usavamo per tenere separato la vista dal controller, dal modello, e adesso il modello a sua volta usa il DAO. L'ultima cosa che dico è che oggi non abbiamo toccato il controller né la vista. Perché? Ma perché tutto l'accesso ai dati è un problema del modello. Che il modello i dati li abbia in memoria, faccia una query al database, li chieda a un santone brasiliano che li conosce per divinazione, non mi interessa. Okay? È nascosto dentro il modello. Per oggi basta. Grazie. Perché c'è un errore qui?